per dire guardate i romagnoli, non fate come loro, diventano lei a posteriore una sorta di nobiltà della Romagna, perché siccome, come no, le persone i libri non li leggono solo il titolo, la quale non vedi, anche in questo caso funzionò magnificamente. E cioè che della Romagna rimane l'aspetto nobile, sono nobili persone, naturalmente Mazzini non diceva che eravamo dei dentecati, dicevo che dal punto di vista politico non capivamo niente, però diceva D'Azeglio, questi non hanno gelato alla crema nelle vene, ma hanno sangue, gente che se vogliono possono, e questa cosa più piacque, eccetera, eccetera. Quindi il caso vuole che la nostra terra sia incastonata in una sequenza di citazioni nobili, no? Prima Dante, Machiavelli nel 500, poi Mazzini, Massimo D'Azeglio, che fanno sì che sia stata nobilitata e questa dimensione culturale della Romagna sia diventata un pezzo della nostra identità. Cioè il fatto che altri che non erano romagnoli ci abbiano visto così ha influito sulla nostra dimensione. Poi i romagnoli alla fine patriottici diventano veramente quando, e lo dimostro il caso della tragedia di Garibaldi nel 1849, quando Garibaldi torna, fugge da Roma perché con Anita morente vuole arrivare fino a Venezia e con i suoi disgraziati, che a quel punto sono decine di persone, cerca di prendere la via della libertà, viene aiutato da una trafila di persone che non conosce, non organizzate, che lo salvano sempre, che non lo denunciano mai, che alla fine lo consegnano a un prete, un modigliano, che lo porta dall'altra parte, Don Giovanni Brittani, e questo dimostra che nel frattempo, cioè in questi anni, dal 46 al 49, i romagnoli sono diventati veramente patriottici, cioè il mito di Garibaldi è diventato un mito così radicato da far sì che persone del popolo rischino per lui, potevano benissimo non farlo, bastava alzare la mano, fermare una pattuglia, li fucilavano tutti, come avevano fucilato Cobasso, come fucilavano poi alla fine Ceseruaro, Ruffini, eccetera, eccetera. Non c'era nessun problema. Il fatto che non sia stato preso è miracoloso, non sia stato preso in questi giorni in cui lui gira per la Romagna, 20 giorni, non uno, tanto per dare l'idea, fatto sta che fa capire che nel tessuto romagnolo si è creato qualcosa che ha a che fare con la nazionalità. Ma noi lo vediamo lì adesso, perché lo storico non deve stare sulle cose raccontate nei libri, deve vedere il processo, no? E questo è un processo, perché noi sappiamo il nome di Salvatore, sappiamo cosa facevano, sappiamo che uno è un muratore, l'altro un contadino, l'altro un dottore, l'altro un carrettiere, l'altro un disgraziato, l'altro c'erano i preti, c'erano i non preti, fanno loro, no? Un fattore di campagna, gli aiutano e ci danno un'idea di uno spaccato della società romagnola che a quel punto vuol dire che lo Stato Pontificio l'ha proprio mollato, cioè non lo vede più, perché ha scelto un'altra parte. Ma noi abbiamo questo momento che è l'estate 1849 in cui riusciamo a misurare questo processo, che è quello poi che in un certo senso fa sì che il giudizio negativo di Mazzini e di D'Azeglio sia diretto in positivo, ma diretto in positivo dopo, quando si rilegge il Risorgimento a ritroso e si capisce che allora sì, i romagnoli erano così, però in fondo erano già con mentalità. Queste cose si dicono sempre esposte, non è esattamente questo quello che avviene. L'altra cosa, che vado verso la conclusione di questa riflessione, perché poi vorrei fare una piccola appendice, è ci sono altri due momenti importanti. Il momento è quello, diciamo, della seconda metà dell'Ottocento, in cui non sapevano neanche chi fosse. C'era un quadro dentro la stanza dove c'era la foto di Luciano Manara con il preparo per salire, fine trasmissione, rimanevano sempre i fratini che erano pretendiati. Ma loro vengono politicizzati, cioè la loro realtà professionale che è depressa, perché la città è periferica, la Romagna è periferica, c'è stato il mercato nazionale,
pensavano di essere dentro uno Stato che gli dava dei soldi, lo Stato gli toglie dei soldi. Nel 1864 arriva la tassa sulla ricchezza mobile, imposta sul reddito, non l'avevano mai vista. Quando gli arriva quella mazzata, peggio dell'Indio, molto peggio. Queste persone qua, comincia a dire, ma come? Qua non c'è intercambio. L'economia è depressa, ci massacrate di tasse, non c'è anche niente da mangiare, perché nel frattempo c'è anche una carestia e voi volete che noi siamo qui ancora a parlare con la monarchia, con il governo, ma noi il governo gli tiriamo per fucilare. E diventa quello l'origine di una forma di politica di integrazione per opposizione. Cioè, mentre altri posti dicono no, siamo primi col governo, vanno a Torino con i deputati che si fanno dare con un po' di clientele qualche soldo, ma quella è l'altra dinamica, c'è invece quelli che dicono noi con voi non vi vogliamo neanche vedere, se voi venite di qua vi tiriamo la proprietà, ci lasciate fare a noi, avete voluto i nostri soldi, adesso non avete più le. Queste sono le due dinamiche, cioè l'integrazione o l'opposizione. Chiaro che c'è sempre la nazione, attenzione, che non è che i garibaldini o i mazziniani siano contro l'Italia, per carità di Dio, no. Però ti dicono che l'Italia non può essere governata così. E questa è l'identità di questi romagnoli di fine secolo, che ripeto, non era nel Risorgimento, è nel post-Risorgimento che nasce questa dinamica così, che verrà sanata soltanto con il caso di Umberto I in Romagna nel 1888, cioè ci hanno messo 27 anni per far tornare un re in Romagna, perché avevano paura. Tant'è vero che quando Crispi organizza il viaggio, perché pensa che ormai non sia più un problema reale, sui giornali come l'Illustrazione Italiana, che erano riviste illustrate bellissime dell'Ottocento, c'è uno che era un giornalista di Firenze, che si chiamava Ugo Pesci, che scrive degli articoli fra i penni rossi di Roma. Perché diceva che venire qua era comandare del fatto. Per cui Umberto I si fa accompagnare dall'esercito, fanno grandi manovre di sicurezza, perché non si sa mai. E invece scoprono che questi romagnoli sono normali, non hanno nessuna intenzione di ammazzare il re, questo era una cosa che era una leggenda metropolitana, e sono anche abbastanza goffi e buffi, no? Come il famoso sindaco di Fornipopoli dell'epoca, che dovendo accogliere la regina Margherita col suo seguito, siamo in agosto, campo mostruoso, arriva la regina tutta vestita, variata, con le crinoline e tutto quanto, e gli fa un bel fresco, orzato, tutto a posto, tutto un grande successo. Il sindaco è contento, a un certo punto la regina apre la pochette per tirare fuori il patentino e tergersi il sudore della fronte. Arriva il sindaco e dice non preoccupatevi, ma è stato, è tutto pagato. Le figure che facevano i nostri romagnoli alla fine della pochette. Quindi questo è la dimensione, se vogliamo, prima reale, politica, poi sempre più grottesca, questa caricatura, perché poi ormai non è un caricato di altri italiani, la politica di massa nel frattempo è diventata una cosa comune anche altrove. Allora, qual è la conclusione di questo processo? Che alla fine dell'Ottocento molte di queste storie si stanno perdendo. Molte di queste storie si stanno perdendo. E c'è un uomo che si chiama Aldo Spallucci, che all'inizio del Novecento ha un'idea che è quella di prendere tutte queste tradizioni e metterle all'interno di un nuovo contenitore culturale, che è quello del regionalismo. Un contenitore culturale che in altre regioni stanno sviluppando, per la stessa cosa faranno in Sardegna, la stessa cosa si fa in Abruzzo, la stessa cosa si fa nelle Marche, lo fanno anche qua, mettono tutto questo dentro un contenitore culturale e viene fuori la tradizione così come la conosciamo noi, in parte anche inventata, perché lo stesso Spallici ha bisogno di nuovi strumenti per catalizzare l'attenzione dei suoi romagnoli, non basta più il racconto, ci vuole qualcosa di nuovo
la canta romagnola si è persa e lui la reinventa, lui e Mantuffi, musica e parole, e rifanno la canta romagnola da Sanatà completamente. E dall'altra parte anche i simboli, la caviglia romagnola la inventa Spallicci, perché prima era un oggetto della tradizione contadina. È Spallicci che la toglie dal gioco dei buoi, la fa diventare oggetto per le case, la mette dentro le tele stampate, la mette nelle incisioni della pietra, la mette nei quadri e la fa diventare simbolo. Voi dite, ma sei tu che te lo stai inventando? No, perché se voi prendete l'Enciclopedia Italiana Treccani, pubblicata alla fine degli anni 20, c'è un pezzo sulla caveglia scritto da Bandini Butti che dice: questo oggetto della civiltà contadina è da circa un decennio simbolo della Romagna. Un decennio. Il che significa che lui era ben consapevole del processo che si stava realizzando. Tutta questa grande tradizione verrà poi presa dal fascismo e ulteriormente messa a sistema, nonostante che naturalmente Spallicci non sia d'accordo. E noi siamo gli eredi di questa enorme massa di cose, quindi una tradizione modista, una fase in cui la Romagna non si capisce che cos'è, una parte in cui riprende coscienza, crea la propria tradizione, poi dopo la perde ancora, c'è una costruzione culturale e c'è poi un dittatore che, dovendo creare il mito della patria d'origine, prende tutte queste tradizioni e le mette insieme, il luogo dove è nato Dante, l'arco di Augusto, la corona dell'ospitalità, la casa natale di Pascoli e infine la casa natale del Duce, che è la cuna del popolo nuovo, e fa così una specie di tour della Romagna, che è una specie anche di tour dell'Italia. Chiudo dicendo una cosa: io credo che queste cose non si possono buttare via e credo anche che non possono rimanere semplicemente un portato della vita personale di ciascuno di noi, devono essere anche nella vita delle istituzioni. Perché altrimenti, se non si ritualizzano, rischiano in qualche modo di diventare qualcosa di molto fragile e di perdersi. E allora noi, quando abbiamo creato l'unione dei comuni della Romagna Fiorentina, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una bandiera, che era la bandiera dei reduci della Grande Guerra, dei combattenti di Spallicci, del 1922, che non era una bandiera di guerra, era una bandiera di pace, perché Spallicci voleva far rinascere la Romagna dopo la catastrofe di 4 anni di guerra e 500.000 morti, come voi sapete. Questa bandiera era dimenticata nel Museo del Risorgimento a Forlì. Era una bellissima bandiera che aveva il rosso dell'anima romagnola, l'azzurro del cielo e una stella stampata a ruggine nel mezzo. E si era persa. Noi l'abbiamo ripresa e l'abbiamo fatta diventare la bandiera della nostra unione, senza dover inventare delle altre. E abbiamo deciso che il 14 marzo, data della morte di Spallicci, sarà anche il giorno della festa dell'unione dei comuni della Romagna Fiorentina, per mettere insieme, attraverso l'innovazione amministrativa, creare una nuova territorialità, anche un elemento tradizionale e culturale che deve restare. E che se si avvita nella vita delle istituzioni può farci. Se rimane disperso nella mente degli intellettuali, rischia invece di perire. Questa è stata la sfida dei miei 5 anni di sindaco. Grazie.